Io vi domando, cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, voi siete soddisfatti di voi stessi? Io spero che rispondiate, certamente, perché sto bene, ho un lavoro, ho una bella famiglia, sono bello, o se sono meno bello o meno bella, mi accetto così come sono, eccetera, eccetera. È una cosa proprio positiva poter dire «Oh, come sono soddisfatto di me!». Domanda, e il Signore è soddisfatto che voi portiate tutti questi bei frutti di salute, di intelligenza, di bellezza? E la risposta è chiara, altro che Gesù è contento. E quindi, primo punto sistemato. Però il Vangelo di oggi dice una seconda cosa. Il Padre mio vi vota perché portiate più frutto. Vuol dire che lui, contento di quello che facciamo, si aspetta sempre di più e noi possiamo dargli ancora frutti sempre più succosi. Quali frutti? Di sicuro il Signore non vuole che gli diamo più frutti di soldi o di prestigio, di potere. Vuole che gli diamo più frutti di fede, di speranza e di amore. E allora noi oggi ci impegniamo tutti a questo, a vivere una fede ancora più autentica, una speranza sempre più coraggiosa, un amore sempre più generoso, una preghiera sempre più gratuita. E ci auguriamo che arrivati alla sera, quando il Signore andrà a dormire, quando noi andremo a dormire e il Signore ci veglierà, possa dire: sono proprio contento perché oggi Maria, Piero, Giovanni, Alessandra hanno portato più frutto. Credo che sia un bel modo per dirci buona, fruttuosa giornata.